Buonasera, spettatrici e spettatori, grazie per essere venuti a questo incontro e soprattutto grazie a Filippo Dini, agli attori della compagnia, per il tempo che dedicheranno a un dialogo intorno allo spettacolo I parenti terribili di Jean Cocteau e in compagnia anche di un piccolo amico che è andato in scena per la prima volta al Teatro Carignano ieri sera. Appunto con un grande successo di pubblico. Filippo Dini è un attore regista che il pubblico torinese già conosce per alcuni spettacoli recenti, tra cui ricordiamo in particolare per i fili che riportano a quest'ultimo spettacolo Casa di Bambola di Ibsen, Agosto a Osage County e infine adesso Les Parents Terribles. Effettivamente tra l'Ottocento di Ibsen, il 1938 dei Parenti Terribili e il primi anni 2000 di Agosto Osage County, un filo comune attraversa questi spettacoli ed è il filo della famiglia analizzata nei suoi meandri, tanti quanti sono i meandri di una bellissima monumentale scenografia che occupa la scena. Per chi di voi non ha visto lo spettacolo lo vedrà, vedrà anche, diciamo, il meccanismo che rende questa scena una scena vivente, letteralmente, in grado di muoversi. E dicevo, meandri di una introspezione analitica. I paretti sono davvero terribili in quest'opera, ma non lo sono senza una certa ironia, che questa messa in scena enfatizza particolarmente, devo dire, alternando costantemente i toni della tragedia a quelli della commedia, passando attraverso la farsa. È possibile ridere di tragedie e della morte? A teatro sì, a teatro per fortuna. E devo dire, è un sollievo sedersi a teatro e vedere uno spettacolo così elegante, recitato così bene, con una messa in scena così complessa e leggera al tempo stesso, è proprio un sollievo da tutto il resto della vita, questo lo dico come spettatore. Cocteau aveva deciso per una volta di superare tutte le mode, tutte le avanguardie, ed era voluto tornare a quei modi classici di una commedia gloriosa francese che alle proprie spalle aveva almeno 100 anni di fasti. La critica teatrale che nel corso del tempo ha esaminato questo spettacolo in Italia, analizzando allestimenti come quelli di Luchino Visconti del 1945 all'Eliseo di Roma, con una compagnia nella quale militavano anche Gino Cervi e Rina Morelli, e poi successivamente altri registi fino ad arrivare appunto all'ultima versione di Dini, la critica aveva evidenziato questo carattere di inattualità esplicita del testo, fuori dalle mode. Cocteau aveva dunque pensato a una commedia che richiamasse in auge gli antichi modi della ironia francese, da Molière in avanti e soprattutto nell'Ottocento, con i tratti del vaudeville o del teatro di Boulevard. E qui si risentono gli echi a un certo teatro di Dumas Fils, di Sardou e anche di Edmond Rostand con il Cyrano, che un teatro che era stato in grado di sgombrare le nebbie del nord Europa, della drammaturgia nuova, ibseniana, strindbergiana, e di far tornare un sorriso e una riflessione ironica sulla scena. Tutte cose che succedono ancora oggi, funzionano ancora oggi in questo spettacolo. Senza dilungarmi oltre, vorrei dunque approfittare di questa occasione per porre una serie di quesiti, lasciando poi anche al pubblico l'opportunità, la possibilità di fare domande agli attori. E partirei dal regista, che è anche attore, per una domanda di tipo anche professionale. Nelle note di regia, molto belle e consentono per chi volesse un approfondimento ulteriore relativo a questa interpretazione, parla di un possibile nuovo approccio di tipo capocomicale allo spettacolo. Ed effettivamente, osservandola agire sulla scena dall'interno, quasi come una sorta di demiurgo scenico, e al tempo stesso pensando a tutta la creazione che sta dietro come regista,
che favorisce il lavoro degli altri attori intorno a lei, non l'ostacola sicuramente, sembra di poter veramente parlare di una nuova funzione capocomicale, che quasi recupera forme del passato magari. Certo, una regia a servizio del testo, ma che usa il testo non per imporre agli attori quello che debbono fare, ma per chiedere a loro un coinvolgimento maggiore, una brillantezza, una libertà creativa. E questo secondo me avviene sulla scena e rende lo spettacolo meticoloso, ritmico, preciso. E quindi lei come interpreta oggi il suo ruolo di regista, attore, peraltro, se posso menzionare, anche direttore, in quanto attualmente impegnato nella direzione del Teatro Stabile di Venezia. Quindi capocomicato... Del Veneto. Sbaglio, un lapsus del Veneto. Capocomicato tout court. Dunque, tralasciando la parte del direttore, diciamo, che non riguarda i precedenti due ruoli di attore e regista, o perlomeno in un certo senso la completa, ma sarebbe un po' lungo da raccontare. Preferisco concentrarmi sul capocomicato. Io sempre, innanzitutto io mi sono formato in questo modo, nel senso che il mio maestro, diciamo, quello che riconosco come maestro, uno dei tanti maestri che ho avuto, è stato Carlo Cecchi, che era perché ora lo si vede molto meno sulle scene, in quanto regista e attore, perché continua a fare l'attore, ma è un capocomico, è stato un capocomico a tutti gli effetti, ed era regista degli spettacoli da lui interpretati. Un altro grande maestro, come un grande fratello maggiore, è stato ed è Valerio Binasco, naturalmente, col quale mi lega un'amicizia ormai fin troppo lunga. E quindi sono due esempi di questo comicato, capocomicato contemporaneo. Dico contemporaneo perché non ha i vezzi, non ha le brutture o le zavorre, diciamo, di quell'antico capocomicato che ricordiamo sempre, o perlomeno la storia tende a ricordare con un po' di superiorità, con un po' di superbia più che altro, con un po' di distacco. E parlo dei grandi capocomici, di Salvini, della Duse e tanti altri, che i teatri stabili hanno soppiantato tutto il regime, diciamo, del capocomicato. E in questo senso sono visti un po' dalla storia come qualcosa di molto vecchio, di molto lontano dal nostro contemporaneo. In realtà io credo negli attori. Questo è qualcosa che ho imparato, quindi mi è stato trasmesso, ed è qualcosa che ho coltivato personalmente. Io amo profondamente gli attori e il loro lavoro, sul loro lavoro si fonda, per quanto mi riguarda, qualsiasi creazione, qualsiasi nuova idea o immagine di un nuovo spettacolo. Credo anche da un punto di vista quasi ideologico che gli attori siano il fondamento del nostro teatro di prosa, la nostra patria, questa parola che forse spesso non piace più, la nostra nazione almeno, diciamo così, si è, per quanto riguarda il teatro di prosa, si fonda sulla tradizione degli attori. Noi abbiamo insegnato, gli attori italiani e le attrici italiane hanno insegnato a recitare ai più grandi. Il maestro di Molière era un attore italiano, Stanislavski è stato ispirato da un attore italiano. Abbiamo una tradizione che trova le sue radici centinaia e centinaia di anni fa. La regia è molto più giovane in Italia, non ha attecchito in quanto tradizione, e in questo senso mi sento di attingere a una tradizione molto più antica nel momento in cui
parlo di attori o ho a che fare con gli attori nel momento in cui fondo il mio teatro sul lavoro degli attori. In questo senso, diciamo, quindi il mio essere regista parte sempre da un punto di vista, certo, sicuramente parte dallo studio, dall'analisi dell'opera e dalla biografia del poeta, poi dell'autore fondamentalmente, però poi si fonda nel lavoro con gli attori, che cambia completamente a volte anche l'andamento e la dinamica delle prove. Sì, quindi diciamo come un facilitatore della recitazione, piuttosto che come qualcuno che ne tenga le redini, un addomesticatore degli attori. Guarda, io c'è una bellissima frase, di ora non me la sto a leggere perché è troppo lunga, però c'è un bellissimo, a parte c'è la scuola di Peter Brook, che insomma Peter Brook diceva: io non sono un regista, sono un allenatore, si definiva spesso così. E poi c'è una bellissima discorso di Yuri Alshits, che è ancora vivo, un famoso regista, se non sbaglio russo, e un grande pedagogo. E lui fa un bellissimo discorso, dice: io mi sono interrogato per tutta la vita su che cosa fosse la regia, su che cosa volesse dire fare la regia. E a questo punto sono arrivato a questa conclusione, cioè porre le condizioni affinché la vita possa nascere, cioè preparare le condizioni affinché possa generarsi una primavera. E diceva: pensate sia facile riuscire a generare una primavera, e non è tanto facile. Questo è un po' quello insomma che cerco di fare, cioè creare le condizioni perché si possa generare una primavera, quindi creare le condizioni per cui gli attori possano esprimere la loro forza, la loro potenza, la loro arte, ognuno peculiare, ognuno specifica. Sì, allora, chiarito il ruolo della regia, vorrei domandare i motivi o comunque i processi dietro a questa particolare scelta drammaturgica. Da spettatore, confesso, quest'opera non l'avevo ancora vista recitare personalmente. Andava di moda tanti anni fa. Tanti anni fa. Non è mai stata più fatta. Ecco, mi ha fatto un enorme piacere e ringrazio il teatro per aver dato l'occasione a noi di vederla. L'ho trovata anche peraltro un'opera che parla oggi, pur provenendo dal passato, su diversi aspetti che indagheremo anche con gli attori. Però appunto è interessante domandare a lei un po' le ragioni di questa scelta. Come mai Cocteau e i parenti terribili? Oppure è un'opera a cui aveva pensato già da qualche tempo, lavorando su alcune tematiche? Sì, no, è un'opera che insomma ci avevo provato già da un po' di tempo. Mai come il Crogiuolo, non so chi ha visto il Crogiuolo. Ah, già, non avevo menzionato il Crogiuolo. Crogiuolo ci sono voluti, insomma, chi ha partecipato agli incontri, diciamo, ci sono voluti 17 anni proprio di bussata di porte per riuscire a realizzare il Crogiuolo. E invece questo no, ci sono voluti un po' meno anni, però era da un po' di anni che lo volevo fare, anche perché l'avevo un po' abbandonato, nel senso che tanti anni fa, mi pare nel 2007, mi era stata commissionata una regia della Macchina Infernale, che è un altro testo di Cocteau, e lì ho avuto modo, studiando, mi sono appassionato moltissimo a quest'essere davvero molto particolare nella nostra letteratura, un essere meraviglioso, ricchissimo e credo anche simpaticissimo. E appunto ho scoperto i parenti terribili, dopodiché ho provato un po' a farlo, non è andata bene. Dopodiché, devo dire la verità, Bilba Marigliano un giorno mi ha detto: ma se facessimo i parenti terribili? E ho detto: porca miseria, vai a toccare proprio una cosa che mi sta molto a cuore. E così è ricominciata, diciamo, è ricominciato il desiderio ed è ricominciato il tentativo di realizzarlo. Quindi a questo punto, insomma, siamo arrivati a questo. Io devo dire, negli ultimi anni, mi sono un po' il discorso che stavi facendo, negli ultimi anni mi sono molto accanito nell'analisi della famiglia e tutto è cominciato, appunto, come dicevamo, con Casa di Bambola. Quindi tutto è cominciato qui. Tante cose sono cominciate per me in questa città e in questo teatro. Il Casa di Bambola, Ibsen, per me è stato veramente un punto di non ritorno, l'incontro con Ibsen. Ibsen dice una cosa molto ovvia, molto banale, dice: ci sono due esseri al mondo, l'uomo e la donna.
che hanno esigenze completamente diverse, modi di pensare completamente diversi, desideri completamente diversi, soltanto che la donna deve sottostare a delle leggi che sono state fatte dagli uomini. Questa era la sua frase. Ho detto, ma di una tale ovvietà, ecco, questa mi ha cambiato completamente tutto il modo di pensare, nel senso che la presa di consapevolezza che ciò che è accaduto circa un centinaio d'anni fa è stata, come io dico, una rivoluzione mancata, una rivoluzione che è stata annunciata ma in realtà non è mai avvenuta, ovvero l'essere umano, la rivoluzione più grande che ci sia mai stata nella storia dell'essere umano, perché non si rifà al sovvertimento di regole di 2, 3, 400 anni prima, ma stiamo parlando di come l'essere umano ha vissuto su questa terra per tutto il tempo che l'ha preceduto, quindi migliaia di anni. Ovvero, che cosa è successo? L'uomo dominava e la donna sottostava al dominio dell'uomo. Ecco, circa 100 anni fa abbiamo detto, ah caspita, ma non è giusto, questa cosa non va bene. E quindi abbiamo preso consapevolezza che quest'ordine doveva essere cambiato. Ora, che cosa è successo da un punto di vista sociale? Poco. Da un punto di vista professionale, ancora meno, perché la disparità tra uomo e donna continua ad essere un fatto inequivocabile, oggettivo. Ora, però, questo che cosa c'è? Su questo io non ci posso fare niente, naturalmente, bisogna arrabbiarsi con i politici, ma che cosa è successo però? È successo che l'istituzione della famiglia, cioè la colonna portante del nostro vivere sociale, ha subito un terremoto, ha subito un bel po' di cambiamenti e di fratture, di ferite, a volte purtroppo anche tragiche. Quindi questo che noi diciamo, no, ancora i rimasugli del patriarcato, a volte si legge, quando dobbiamo purtroppo assistere a una nuova notizia di una tragedia di questo genere. Ancora i rimasugli del patriarcato. Da Ibsen è nato, diciamo, più o meno spontaneamente, Agosto ad Osage County, che racconta appunto di una famiglia disfunzionale. Cioè di una famiglia disfunzionale è come si dice oggi, cioè in quel caso erano dediti, per chi l'ha visto, all'alcol e agli psicofarmaci. E da questo siamo arrivati ai Parenti Terribili. Diciamo, è una trilogia che ho riconosciuto a posteriori, io non ho simpatia per le trilogie tra 3 anni, cioè, quindi è stata involontaria. Però il riconoscimento di un'analisi sulla questione famiglia. La famiglia non è più ciò che abbiamo riconosciuto nel bene e nel male, che abbiamo riconosciuto quando eravamo bambini. Non è più quella cosa lì, è una cosa diversa ed è una cosa che ancora fatica a definirsi. È qualcosa che in qualche modo forse dobbiamo semplicemente lasciare andare perché si definisca nuovamente. Però quando parliamo di famiglia tradizionale, e spesso insomma nelle campagne elettorali se ne parla spesso, diciamo una bugia, non esiste più, non c'è niente di tradizionale nelle famiglie di oggi, non c'è neppure la morale è paragonabile a quella che una volta era definita famiglia tradizionale. Quindi semplicemente mi sono occupato di famiglie disfunzionali, compresa questa, di parenti, questa poi è proprio la fine del capitolo, questo è più chiaro di così, i parenti terribili. Quindi, in questo senso, diciamo, mi sono occupato di questo nel tentativo e nella speranza di dare un contributo semplicemente, prima di tutto alla calma, proprio raccontando storie estreme, storie disfunzionali. In Agosto ad Osage County, non so quanti di voi l'hanno visto, erano storie tremende, erano storie una peggio dell'altra, eppure ogni sera c'era qualcuno del pubblico qui a Torino, come in qualsiasi altra città, che mi veniva a dire: ma sai che quel personaggio mi ricorda tantissimo mio zio che ha fatto questo, mio cugino che ha fatto, dicevo, nessuno si immedesimerà in una storia del genere, tanto orribile, eppure è l'estremo, è il paradosso, è la parte più
più estrema, diciamo, paradossale, di qualcosa che noi conosciamo, di veramente in alcuni casi erano addirittura peggio della storia che raccontavamo, vabbè, insomma, comunque, di liti a Natale tremende, tremende. E quindi anche in questo caso è una storia estrema, ma io sono sicuro che riconosceremo quel germe, quei vizi, quel non chiarito che purtroppo esiste in tutte le nostre famiglie, in gradi diversi, per carità, ma qualcosa che sottostà alla terribilità dei nostri parenti, e nella speranza di scioglierlo, naturalmente, nella speranza di tornare a casa e dire: cavolo, assomiglia molto a quella persona, pure a mia zia, mia sorella, mia madre, quindi forse, se non mi comporterò così, magari si potrà sperare che le cose migliorino. Però ecco, allora questo consente di entrare dentro l'opera. Pensavo di partire dal suo personaggio, ma a questo punto allargherei subito la discussione e arriveremo a George, l'inventore di cose inutili. Certo. Devo dire, ieri la sensazione che lo spettacolo avesse una funzione catartica, cioè che io guardando questa tragedia mi stessi immedesimando al punto di patire dentro di me, l'ho avuta proprio fortemente. E infatti lo spettacolo è volato, cioè i primi minuti seguivo perché ero interessato e poi dopo niente, mi sono trovato che era passato 1:45. Questo qui si dice che il teatro non dovrebbe fare spettacolo perché di fronte ai mezzi, prima la televisione, poi il cinema, poi le piattaforme, è stato sconfitto. Non è proprio così, francamente la possibilità di immedesimarsi in ciò che succede è qualcosa di profondo, piaccia o non piaccia, e appartiene all'essenza stessa dell'umanità dal momento in cui il teatro ha fatto parte della polis. E a me è parso di averne ieri una lezione dal vivo. Ecco, chiuso questa parentesi, fra i personaggi di questi parenti terribili spicca, ed è stata già menzionata, una zia di nome Léonie. Nello spettacolo la chiamano Léo. E nei suoi confronti, interessante, l'autore, il drammaturgo, confessa di non averci capito nulla. Cocteau alza le mani. Chi è costei? Non l'ho capito. Eppure esiste e ne prendo atto. In effetti, cosa ci fa? Cosa mette sempre il becco questa figura, questa zia, tra gli affari di una coppia con il figlio? E interviene costantemente, talvolta per fortuna, perché in questo caos porta l'ordine. E ordine, disordine, caos e cosmos sono un po' i poli opposti di quest'opera teatrale, e come la casa stessa raffigura. Allora, non è tutto chiaro, e se il drammaturgo non lo dichiara, il regista non lo chiarisce, perché giustamente lascia, chiediamo all'interprete di farci da guida. Non lo capisco neanch'io. Forse l'ha capito più il regista. Lo so, anch'io ho letto che Cocteau dice non la capisco, ma esiste, enigmatica. Infatti ho avuto delle prove abbastanza, all'inizio, difficoltose, perché anch'io non riuscivo a dare proprio, diciamo, un colore a questa zia Leo, perché passava da una situazione all'altra. Parla di ordine, ma come dice Cocteau, un ordine impuro, perché anche lei è terribile. Sembra che insomma, cerca di risolvere le faccende, sta in quel disordine perché non ne può fare a meno, probabilmente, perché in tutte le famiglie disfunzionali c'è una dipendenza malata, affettiva, come mi sembra almeno, e ci sta anche perché ha un vecchio amore non risolto. Ora, vedendoci, è chiaro che ce l'ho verso Giorgio, non può averlo verso il nipote, e per cui è un amore irrisolto, e quindi è strana, perché uno dice: ma perché non te ne sei andata? Ti potevi salvare. Lei non si salva, è sprofonda probabilmente, e non voglio spoilerare troppo, insieme a loro, per cui zia Leo decide lei, convince lei come fare, nel giro di un nanosecondo lì si cambiano le cose, e come ho detto già una volta, è una decisione forse per lei anche facile, perché è proprio come sparare sulla Croce Rossa, perché se lei ha un ordine impuro, loro sono proprio la pazzia più totale, per cui anche loro alla fine seguono, si fanno convincere, non dico nulla su quello, no, che accadrà, per cui è
È un personaggio strano, all'inizio mi ha creato problemi, perché sta lì, sta sempre in mezzo a quest'amore che ha lasciato. E poi no, però, l'unica cosa che abbiamo trovato, abbiamo scoperto nel provare, che rispetto agli altri, lei ha coscienza di sé, ci siamo resi conto. Cioè lei ha coscienza, nel bene o nel male, sa perché forse è rimasta lì, lo dice, sa che questo grande suo amore che dichiara, lei forse non avrebbe mai potuto realizzarlo, perché c'è una frase che dice: io avevo paura che per me succedesse tutto solo qui. È pazzesco, una che ha coscienza che sarebbe... È un amore immaginario, un amore platonico, un amore... In realtà la sorella vive di pancia, di cuore, di petto, pur sbagliando tutto, siamo tutti terribili. Per cui lei ha coscienza di sé, cosa che gli altri non ce l'hanno, assolutamente. È interessante. Mi sembra, perché poi tanto io posso dire, è enigmatico, quindi... qualsiasi mia cosa... beh, la signora ha detto tutto il contrario. Intanto è emblematico che abbiamo scoperto la proposta dello spettacolo è venuta, prima ancora che da regista, da lei. Guardi, come attrice. No, che era il periodo della pandemia, no, perché anche i colleghi l'hanno scoperto probabilmente adesso di questa cosa, mi fa specie. Anzi, è un valore aggiunto, diciamo. No, vabbè. Non è detto. No, si ricordi che sono film. Anche a dimostrazione di un modo di lavorare, appunto. Ma no, senta, la cosa è così, non è stata nera. Sì, a parte quello. Ma nella pandemia noi abbiamo perso tanto lavoro. E io piangevo un giorno sì, un giorno no, perché ho detto non si riapriranno più teatri, io sono distrutta. E si rileggono i testi o si leggono altre cose. Questo Parenti Terribili ce l'avevo lì, chissà quanto tempo prima, non me lo ricordavo neanche più. Come l'ho letto, non è stato né un pensiero razionale, intellettuale, né di cuore, di pancia. Ho detto lo deve fare Dini, lo deve fare lui. Poi lui mi dice, Mibia, ma mi tocchi nel cuore perché è un mio vecchio progetto. Per cui ha coinciso, io ho detto, senti Filippo, devi farlo tu, lo devi fare solo tu. E così è stato. Per cui quando abbiamo aspettato tanto tempo, no, dopo del Covid, e un po', devo dirvi la verità, mi emoziona che tutta questa macchina infernale, citando molto, da quella telefonata appena dopo la pandemia, che era proprio, però era lui, ce la faceva. E questo è infatti il risultato, perché è così, perché lo sapevo che lui che lo faceva lui e doveva farlo lui. Ecco come è venuta la cosa, sì. Poi ha coinciso, per cui poi lui... certo. Sì, e in questa casa, sì. Diceva appunto la sorella, Mariangela Granelli interpreta Yvonne, che è la figura della donna madre. Al centro di quest'opera e al centro dell'interpretazione registica, sempre in note di regia, Dini dichiara: in questo spettacolo ho voluto indagare la donna madre, non la donna moglie, non la donna figlia, ma la donna madre. E effettivamente tutto gravita intorno a lei e il pubblico lo vedrà e non sempre nei toni più lieti, ecco. Ma che tipo di forza, di centralità ha questa figura, tutto sommato piuttosto vittima di quello che le accade intorno? E come è stato il lavoro di creazione del personaggio nell'ambito delle prove dello spettacolo? Se ci può dire qualcosa di questi due aspetti, cioè della sua interpretazione e del processo di creazione. Sì, allora, buonasera. Intanto è vero, secondo me, che Yvonne è vittima, ma è vittima anche molto di se stessa, secondo me, nel senso che io credo che sia mossa da un grande bisogno d'amore, come tutti nelle relazioni abbiamo un grande bisogno d'amore, solo che Yvonne fa la domanda sbagliata alla persona sbagliata, perché Yvonne chiede un grande amore esclusivo al figlio, quindi è la domanda d'amore sbagliata. E quindi secondo me è prima di tutto vittima di se stessa, del suo egoismo. C'è una cosa molto bella anche che appunto mi ha guidato anche tra tante cose, Cocteau fa dire proprio a Leo delle cose
molto chiare di Yvonne, cioè fa dire: tu non sei cattiva, tu sei un irresponsabile, sei un incosciente, fai del male senza rendertene conto. Questo è stato molto importante per me, e viene appunto definita come una grande egoista, perché effettivamente lei fa le bizze in casa, è irascibile, si arrabbia subito, vuole che le cose siano fatte come vuole lei. È anche un po' vittima, però, nella sua debolezza e fragilità, diciamo che è facilmente manipolabile. È un lavoro molto interessante, per me è un personaggio straordinario che io amo tantissimo, perché tanto perché è estremo, quindi è molto divertente. È anche molto doloroso, perché comunque diciamo che non è gratis fare una cosa del genere. Ha un costo emotivo, fisico, notevole. Perché insomma, non so, magari in gran parte hanno già visto lo spettacolo, perché non l'ha visto, sì, appunto, sono anche scene fisicamente molto impegnative, no? Energetiche. E appunto, secondo me lei è, come dicevo, una vittima anche degli altri, perché appunto è facilmente manipolabile in tutta la situazione, vittima di se stessa perché rimane, diciamo, preda, rimane imprigionata appunto in un amore esclusivo col figlio, una cosa paradossale, cioè lei pensa che nel momento in cui il figlio si innamora di una donna non amerà più lei, ma è proprio una cosa, e per lei non ha più senso vivere, cioè nel momento in cui lei crede che il figlio non l'ami più, no? Quindi questo senso di coestrema è sicuramente una figura terribile, è una figura di madre patologica, mi sento di dire, perché non avevo menzionato, scusate, questo chiarissimo ruolo, insomma questa vicenda edipica al massimo, che giunge anche a non negare i contatti fisici di un certo tipo tra madre e figlio, no? E che tutto sommato intorno a questa relazione irrisolta gravitano intorno una serie di tensioni pericolose che finiscono per fare del padre un alienato a un certo punto. Cioè, che va a cercare la seduzione di una giovane. Ecco, allora su questo vorrei chiedere a Giulia Briata, che interpreta Madeleine, personaggio molto interessante perché ci presenta la figura della giovane donna che rispetto al calore del focolare domestico della moglie riesce ad attrarre il padre di famiglia in una trasgressione effimera e fondata sulla menzogna. Pardon. Mi fermo qui. Però volevo solo enfatizzare questa cifra, la menzogna, bugie, dice a un certo punto George, se non sbaglio. Lo dice lei, chiedo scusa. Ecco, gli adulti vivono di menzogne e di bugie, poi ci sono i giovani che sembrano consapevolmente o colpevolmente o no ingenui, innocenti di fronte a questo mondo di bugie, e ne vengono travolti. Beh, in realtà, buonasera a tutti, mi sentite? Sì. Madeleine lo dice anche a un certo punto, dice: io odio le bugie, e non parlo dal punto di vista della morale, perché io sono molto amorale, è che la bugia sconvolge tutto, infatti nella bugia la bugia sarà proprio l'elemento che andrà a travolgere tutti i personaggi, senza fare spoiler di cosa succederà. Non diremo altro. Poi per introdurre brevemente, Madeleine è questa ragazza di qualche anno in più del giovane figlio Michel, molto indipendente, molto autonoma, che a differenza proprio di questa famiglia si mantiene da sola, mentre la famiglia appunto viene gestita anche economicamente dalla zia Leonie, che si occupa proprio di provvedere a loro gestendo una piccola eredità, mentre Madeleine fa le sue rilegature, ha un appartamento che lei si tiene da sola, e poi diciamo che come personaggio viene introdotto in due modi. Uno, dicendo che è una persona che soffriva di una forte depressione, che ha quasi tentato il suicidio prima di conoscere poi quello che sarà per lei un grande amore. E poi viene introdotta in un modo molto, molto interessante da Cocteau, dalla parola unbelievable.
che è la prima parola che introduce il personaggio e che comincia a contaminare la famiglia, perché tutti cominciano a dire: ah, non si può dire niente. E vabbè. Ma solo un esempio testuale, solo uno, che è questo, no? Dicevamo incredibile, unbelievable. Esatto. E cosa dice? E che sostanzialmente è una parola che lei usa tantissimo nella vita, è proprio un suo slang, come si suol dire. E che però, conoscendo poi delle persone che entreranno nella sua vita, queste persone... Sono il cane. Sono il cane, veramente. Ma è bravissima, mi sta dando le spalle perché vuole prendere parte. No, anche lei ti sta dicendo basta. Ah, so. Ok, ci fermiamo. Però, grazie perché ci consente di guardare meglio questo personaggio, appunto, che non è solo la versione giovane di una futura madre, è qualcun altro, ha una sua complessità e autonomia maggiore, questo è interessante da rilevare, e devo dire, non è uno spoiler questo è una riflessione che facciamo ora proprio perché ne stiamo parlando. Sì, nonostante la giovane età, perché lei ha 25 anni comunque, quindi è una ragazza giovanissima che dimostra molta più maturità rispetto ad altri personaggi molto più grandi di lei. Più di tutti forse, e forse anche più di Michelle, interpretata da Cosimo Grilli. E Michelle, veramente, a vederlo sulla scena, intanto si trasforma parecchio, cioè è un personaggio potentemente tragico, e questa è quasi una trasfigurazione dal mio io che l'ho guardata recitare ieri. E poi ha un doppio lato che fa spavento. Un giovane che non cresce, un bravo ragazzo che non cresce, cosa può diventare? No spoiler, però a un certo punto dice: io potrei quasi ammazzarla. Allora, solo su questo mi permetto una nota, perché a me ha colpito tanto. Non è un tema che viene approfondito nell'opera, ma esiste, viene buttato e quindi risuona fortemente. Sarà per il nostro tempo, purtroppo, però risuona. Dunque, egli è vittima di parenti terribili sicuramente. Poi però è potenzialmente assassino, anche solo se a livello mentale, chissà. Allora, ricordiamo che se Cocteau fa un rimando alla commedia francese ottocentesca, Dumas fils in particolare, in qualche modo sembra voler giocare con questi autori, beh, allora il romantico cantore della Signora delle Camelie era anche l'autore di opere successive come La Femme de Claude, L'Homme Femme, tra 1870 e il 72, nelle quali l'omicidio della donna, a seguito dell'adulterio, era contemplato e difeso. Siamo ancora in una Francia, e la donna era vista come causa della decadenza del Secondo Impero. A questo proposito, un pittore francese, che è esposto alla GAM di Torino, Francesco Mosso, morto precocemente a 29 anni, aveva dedicato un quadro alla vicenda dell'Homme Femme e della Femme de Claude di Dumas figlio. Un quadro omonimo, La Femme de Claude, e in questo quadro si vede, purtroppo, si ha di fronte a sé il corpo di una donna su un letto adagiato in una posa innaturale e è per terra una rivoltella che evidentemente è stata usata. Allora, devo dire, questo è stato, non credo che, non è proprio uno spoiler, perché piuttosto è qualcosa che si apre nel pieno della rappresentazione e ci parla, e ci parla fortemente. E allora chi è veramente il figlio? E poi Alato, come attore che si trova a lavorare con un regista come Filippo Dini e delle interpreti con più esperienza, chiaramente, com'è stato questo approccio, questa opportunità di lavoro? Allora, ciao. Michelle è, mi verrebbe da dire così, anche se magari non è opportuno, però sento che è la vittima di questa vicenda, nel senso che è effettivamente colui che sa meno.
tutti gli attori e le attrici, quindi i personaggi, sanno qualcosa, qualcuno di più, qualcuno meno. Michelle effettivamente non sa niente, arriva alla prima scena a dichiarare tutto perché non riesce a tenersi le cose dentro di sé, quindi dichiara alla madre di amare questa donna, e da lì... E fino alla fine non saprà niente, esatto, perché appunto è vittima di tante bugie che vengono raccontate. Innanzitutto mi fa molto piacere questa cosa che ha detto rispetto all'arcata del personaggio e al mutamento che ha Michelle, che parte appunto da essere un ragazzo molto ingenuo e piccolo, e in questa piccolezza si trova anche in realtà, come Filippo, come Dini mi ha consigliato, una compressione fortissima, un ragazzo che in 2 secondi veramente riesce a esplodere nei modi più disparati e con questo corpo veramente scomposto, e poi appunto arriverà alla fine ad avere quasi un atteggiamento di un'infantilità, di una regressione veramente, veramente pazzesca. Lavorare con Filippo e con delle interpreti così, così brave, è per me è stato molto importante, perché oltre ai consigli alla direzione proprio registica sugli attori di Filippo, con cui io mi sono confrontato e trovato veramente molto bene, perché sì, nel lavoro è veramente molto generoso, e se credo di poter dire che sia dall'altra parte una generosità e uno scambio, insomma, possiamo insomma creare una cosa molto, molto bella, ma anche dall'altra parte i consigli di Mariangela, di Milvia e anche di Giulia, che è una mia compagna, in realtà non è la prima volta che recitiamo insieme, tra l'altro sono stati molto fondamentali, e quindi è stata una bellissima esperienza sia per me sia per Michelle, credo, lo spero. Cosimo ha 23 anni, cioè l'età proprio di Michelle. Ecco. Anzi, un anno in più. Sì. Sì, e la recitazione aveva un qualcosa di immediato, di ritmico, e credo che in parte sia stato grazie anche alla traduzione del testo che ha consentito, grazie a Monica Capuani, con la cura di Monica Capuani, di portare un testo del 1938 a noi oggi, nel 2024, senza farcelo sentire vecchio, invecchiato, anzi, immediato e quotidiano. L'esempio di Unbelievable, secondo me, va un po' in questa direzione, perché l'inglese oggi, per come noi lo sentiamo, dà un po' questa idea di immediatezza, no? Di velocità. Nella traduzione precedente per Einaudi, curata da Marisa Zini, se non sbaglio, del 72, invece era incredibile. E invece, quei trattini, incredibile. Qui abbiamo unbelievable, e si sente più volte, effettivamente diventa un po' un mantra, ed è anche un modo di parlare, cioè che oggi si usano tanto, no? Gli inglesismi buttati un po' così, anche quando non ce ne sarebbe bisogno, francamente. E allora, se lei volesse venire con noi... Sì, ecco. Sembra di vedere tutto nel teatro di Dini, sta al servizio degli attori, comprese le musiche, sì, ho appreso, è bellissime tra l'altro, le scene, i costumi, la regia, e vale anche per il testo, o il testo resta comunque a monte, a tavolino, prima? C'è un rapporto invece diverso? No, il testo teatrale, una traduzione teatrale deve essere a servizio degli attori, è proprio questo il punto. È proprio questa la specificità della traduzione teatrale. Quindi io mi sto specializzando da anni su questo, che ha delle caratteristiche precise, perché deve andare incontro agli attori e alla regia. Quindi mi è venuta in questi ultimi tempi una metafora sartoriale, no? Allora, io ovviamente traduco il testo a casa mia e faccio una prima versione del testo,
Poi ci tengo assolutamente a confrontarmi prima con il regista, se c'è il tempo, e comunque sicuramente alle prime prove del tavolino, perché è come se io, la prima versione, è come se fosse un abito imbastito. Quindi io poi devo andare a fare le prove sul corpo degli attori, perché quell'attore, quella frase non la capirà o non la dirà bene, quindi io in tempo reale gliela cambio, perché il regista mi chiederà, guarda, qui non gira, per cui perché quella parola per quell'attore è insopportabile anche da sentire, quindi la dovrò cambiare. A quel punto quindi è un abito su misura e si vede. Io in realtà ho cominciato a tradurre il teatro molti anni fa perché cerco i testi contemporanei, li traduco e li propongo, quindi faccio un lavoro un po' più complesso della traduzione. Però qualche anno fa ho ritradotto Chi ha paura di Virginia Woolf di Albi, per mia proprio piacere e croce e delizia, perché è un testo di una difficoltà incredibile. Però quella nuova traduzione ha fatto sì che la Tella decidesse di metterlo in scena. Da quel momento molti hanno capito che i testi classici che da noi andavano in scena nella vecchia traduzione, nella prima traduzione, e qui stanno uno smalto incredibile se si ritraducono oggi, perché il testo originale non invecchia, ma la traduzione invecchia. Invecchia anche dopo 5 anni, anch'io le mie le tengo aperte perché le revisiono se tornano in scena anche i testi contemporanei. E quindi poi, per fortuna, registi come Filippo, produzioni che hanno intuito questa cosa, mi stanno chiedendo di ritradurre i testi classici. Allora ho tradotto Parenti, Le serve di Genet, anche perché poi negli anni 60 da noi venivano edulcorati certi testi. Quindi ritradurli vuol dire anche riportarli alla loro forza originaria, che noi magari avevamo attenuato perché avevamo un pubblico borghese molto, no? Avevamo paura un po' della violenza, della... Quindi ecco, io credo che proprio chi traduce per il teatro deve essere a servizio del teatro, degli attori, con grande umiltà, con grande anche agonismo, in tempo reale cercare di andare incontro. E questo io cerco di fare. Poi con Filippo siamo al quarto, credo, spettacolo insieme. Abbiamo cominciato con un testo che non era neanche finito, perché abbiamo fatto The Spank di Hanif Qureshi qui allo Stabile di Torino. Siamo andati in scena in prima mondiale, prima che in Inghilterra, perché Qureshi ci ha dato questa opportunità. Io dicevo a Filippo, guarda che il testo cambierà, lo cambieremo insieme. Lui diceva sì. E poi invece è stato così, quindi ecco. La cosa più divertente è questo, intervenire per avere la migliore lingua possibile per gli attori e per il pubblico, perché tra l'altro testi in cui ci sono conflitti familiari come questi, se c'è una parola che non funziona, che è vecchiotta, se c'è un modo di dire che ci allontana, non ci crediamo più. Invece ci dobbiamo credere, non dobbiamo proprio sentirla la traduzione. Grazie. E in definitiva Filippo Dini. Comunque scusami, il libro non è mio. È in cartone. Io non volevo dirlo. Ma abbiamo avuto lunghe discussioni sul libro, perché Monica non era d'accordo. Poi abbiamo invece poi mi hai convinto. Meno male. Ecco, allora abbiamo fatto bene a parlarne, così abbiamo capito le ragioni di questa scelta. Viene dagli attori e non da lei. Dal regista. Che era invece Anquayab. Sì, Anquayab. Era il modo di dire, era Anquayab, quindi era incredibile. Era il modo, no, in cui lo diceva Madeleine. Però insistito. Incredibile è sicuramente questo carrozzone, che è il termine con cui si disegna questa famiglia, questa compagine. Dicevamo prima di entrare, chiacchierando, per chi lo interpreta vi è una sorta di dinamica di compressione, concentrazione e rilascio costantemente, che crea una pulsazione, un'intensità scenica, che poi investe chi guarda.
Questo è un modo di lavorare che è favorito dal testo o piuttosto un approccio che state coltivando e che cerca di puntare un po' più avanti il modo di stare sulla scena? Parli da un punto di vista ritmico? Sì, io sentivo molto questa dimensione ritmica. È il nostro Peter Brook. No, sì, buonasera. Poi dopo dico, ma fammi fare una pausa, almeno una pausa. No, perché dobbiamo fare una pausa? Sì, i silenzi ci sono. Ci sono, i silenzi ce ne sono fin troppi. No, in famiglia non c'è il tempo. Questa è una cosa che un po' avevo già detto anche per Osage County. In famiglia, se ci fosse il tempo, quelle cose tremende non ce le diremmo. Se ci fosse il momento per fermarsi e per riflettere, le famiglie sarebbero più felici. Ma purtroppo non avviene, non c'è questo tempo. Semplicemente perché c'è quel profondo grado di intimità che permette di utilizzare non una parola generica, ma quella parola. In questo senso, ora sempre, mi dispiace, poverina, che la cito sempre in maniera negativa, ma le voglio tanto bene. Mia madre ha la capacità, non usa parole generiche, usa quella parola e arriva come un dardo, una freccia da una balestra, proprio tra un nervo e l'altro, ma in maniera proprio come un laser. E quello non può generare una pausa, ma può avere solo una replica furiosa. Quindi, perché questo è generato dalla forte intimità, dalla profondità di un rapporto che esiste tra una madre e un figlio, tra due sorelle, due fratelli, appunto tra parenti. Ecco, la grande intimità che esiste tra i parenti genera purtroppo a volte l'esplosione di ferite non rimarginate. E questo personaggio, per chiudere su di lui, George, l'inventore di cose inutili. Cose inutili, però una psicologa a Padova mi ha detto, sì, è vero, però lui sta creando un fucile subacqueo che spari a pallettoni. Ora è un'invenzione inutile, ovviamente, perché non riuscirà mai a colpire un pesce, no? Sparato a pallettoni. Però dice: però non dimenticare che indaga la profondità, mi ha detto. Allora, comunque, detto questo, però c'è un po' di verità. Ma quanti hanno visto lo spettacolo ieri? Scusate. Qualcuno l'ha visto. Però dico, nel senso, quindi, vabbè, qualcosa della storia saprete. Però diciamo, c'è questa madre innamorata quasi a livello patologico del figlio, e c'è la sorella, e c'è questo padre, cioè il marito di Yvonne. Quest'uomo è un uomo molto contemporaneo, perché è un uomo estremamente debole. E le due cose, purtroppo, non ci posso fare niente, sono correlate. È un uomo che appunto ha una radice che lo porterebbe a un desiderio di risoluzione, un desiderio di pace, un desiderio di calma e di silenzio. Ma purtroppo è un uomo, in quanto uomo contemporaneo, che ha abdicato al suo ruolo. Nel senso che è vero che Yvonne lo ha cacciato dal suo letto, cacciato, ora questo non si sa, però tutto il primo e il terzo atto si svolgono in camera di Yvonne. E in questo letto non ci dorme George, e la cosa risulta abbastanza evidente. George dorme in un'altra stanza. Quindi perché? Lo ha allontanato perché è follemente innamorata di suo figlio, e questa è la grande colpa di Yvonne, la grande colpa della donna di questo testo, che è innamorata in maniera quasi patologica di suo figlio, e quindi si è disamorata di George, di suo marito, già, ma al tempo stesso George non ha avuto né la personalità e né la forza di tornarci in quel letto, cioè ha completamente abdicato al suo ruolo di marito e di padre. In questo senso è una dialettica estremamente contemporanea, cioè chi è il responsabile di tutto ciò? Nessuno, ed entrambi, insomma, in un certo senso. Sono davvero tanti i temi che sono emersi, almeno per me, che ho potuto apprendere guardando lo spettacolo e poi anche avendo questa occasione di dialogo, di confronto. Ma io vorrei aprire il dialogo al pubblico, se vi fosse qualche curiosità,
prima di congedare la compagnia che poi avrà lo spettacolo serale. Grazie, grazie mille per ieri sera, perché realmente la bellezza di ridere con lo terribile, no? Anche con la tragedia. Io credo che molto molto riuscito anche per questa cosa del super ritmo che voi mettete, e anche questa sorpresa continua in voi stessi, cioè, vedendo voi siete tutti stupiti allo stesso tempo, e queste reazioni di sorpresa sono le che fanno che sì, uno crede che questo sta accadendo realmente nel momento che sta succedendo, che se magari fosse stato più tempi da riflettere, allora sì, non riuscirebbe così bene. E allora non dico più, però andate a vederlo, però grazie mille, veramente. Grazie. Grazie. Allora, Cocteau era così, nel senso, no, solo questo ci tengo a dire, che Cocteau era un uomo che molto particolare, dicevo all'inizio, e mi fa piacere parlare proprio un minuto di lui, era un uomo estremamente malinconico. È stato dedito all'oppio per non so per quasi tutta la vita, soprattutto a causa di un paio di grossi lutti che ha dovuto affrontare, lutti tremendi, tremendi. E ciò nonostante, era un uomo, in tutte le foto lo vedrete sorridente, o se non è sorridente sta facendo uno scherzo. Era un uomo estremamente, dico io, credo molto molto simpatico. Ed era un artista, potremmo dire oggi, astratto, cioè era molto vicino al surrealismo principalmente dell'epoca. In questo senso lui ha tutta la sua opera, ora poi dico dove voglio arrivare, tutto preambolo, però tutta la sua opera è stata molto astratta sia nelle arti figurative che nel cinema che nel teatro, perché lui le ha sperimentate un po' tutte. Ma in questo caso ha voluto scrivere un dramma borghese, ha voluto scrivere un dramma che avesse una coerenza di trama, di spazio, di luogo, di tempo, e una verosimiglianza negli accadimenti. Quindi ha scritto una commedia borghese, no? Come si dice, la commedia più perfetta, dice qualcuno, ha scritto qualcuno. In questo senso però, da uomo, da artista astratto, che cosa ha innescato all'interno? Una variazione di stili continua, quindi è una commedia veramente un po' strana e che sembra allucinogena in certi momenti, o perlomeno molto onirica, sembra di essere spesso all'interno di un sogno, di un incubo, perché gli stili variano continuamente. Infatti, come dicevamo all'inizio, si parte da un dramma, si arriva in certi punti a una farsa, in altri punti sembra un vaudeville, in altri punti si ritorna al dramma e si arriva addirittura alla tragedia. E in questo senza soluzione di continuità, i personaggi sono sempre loro. È un punto di vista sulla vita, veramente sulla vita, sull'essere umano, veramente molto originale. Ed era un uomo, da questo punto di vista, veramente straordinario. I suoi amici erano tutti gli artisti della sua epoca. Lui è stato un grande fomentatore di incontri e un grande amico di tutti gli artisti, senza invidie, senza rancore, senza timore di essere superato, di essere messo in ombra. Non aveva di questi problemi Cocteau, invece la nostra epoca ne è satura di questa robaccia. In particolar modo il nostro ambiente. Invece lui non aveva di questi problemi, era amico di tutti gli artisti e in alcuni casi è stato anzi addirittura promotore, sicuramente, per fare due esempi illustri, di Genet e di Truffaut. Quindi la sua amicizia era reale e sincera ed era sempre gioiosa, nonostante la sua malinconia costante. Questo mi sembra in assoluto un buon esempio, è un buon amico da portarci dietro, Jean Cocteau. E grazie per avercelo fatto conoscere sotto questa luce, e grazie per il bellissimo spettacolo e per l'incontro di questa sera. Grazie a voi.